Un banchetto medievale. Il Medioevo, un'epoca di castelli, cavalieri, principesse nelle torri, forse anche di draghi. Lo hanno passato alla storia anche come i secoli bui, ma dal punto di vista alimentare come se la passavano? Possiamo dire, non troppo sorprendentemente, che i poveri mangiavano peggio dei ricchi. Per esempio, la maggior parte delle persone consumava solo due pasti al giorno, quello principale in tarda mattinata fra le 10 e le 11 e un secondo pasto più piccolo, di solito una semplice zuppa, consumata nel tardo pomeriggio fra le 4 e le 5. Solo le famiglie ricche si concedevano la colazione, oltre ovviamente ai nobili. C'è da dire però che esistono ancora oggi oltre 50 manoscritti di cucina medievale che ci permettono di comprendere non soltanto la dieta delle famiglie benestanti, ma anche come si comportavano ai banchetti. I piatti cucinati erano fortemente aromatizzati con spezie come noce moscata, cardamomo, zenzero e pepe, cosa che dava due vantaggi: aggiungeva varietà, importante nei lunghi banchetti, e soprattutto camuffava sapori o contaminati o troppo salati o comunque sgradevoli. Altri ingredienti utilizzati di frequente erano lo zucchero di canna, le mandorle, la frutta secca come fichi, datteri e uvetta. Queste, insieme alle spezie, erano molto costose e soltanto la corte reale o i nobili più ricchi disponevano della spezieria, un reparto separato dedicato all'ottenimento, alla conservazione, alla custodia e all'utilizzo di questi autentici oggetti di valore. I banchetti prevedevano anche l'uso di piatti spettacolari: carne di cigno piuttosto che di balena, foca, addirittura pavone servito spesso con tutte le sue piume, proprio perché fosse ancora più bello. Inoltre si utilizzavano, per esaltare l'esposizione sia dei piatti più particolari che di quelli più quotidiani come gelatine o creme pasticcere, delle tinture a base naturale ovviamente. Possiamo ricordare lo zafferano per il giallo o il legno di sandalo per il rosso. Ma il vero clou dei banchetti medievali erano le cosiddette sottigliezze, cioè creazioni fatte di zucchero e marzapane, oltre a cera, carta e colori spesso non commestibili, che erano considerate una parte cruciale dell'intrattenimento tipico di un banchetto e venivano messe in evidenza alla fine di ogni sequenza di portate principali. E di portate ce n'erano davvero tante. Per noi, nella nostra ottica moderna, quella quantità di cibo servita in tavola era soverchiante. Ma dobbiamo ricordare che era anche consuetudine nell'epoca medievale prendere solo una piccola porzione da ogni piatto, in modo che gli avanzi venissero poi dati ai poveri come contributo di beneficenza da parte dei nobili. Se vi è piaciuto questo video, non dimenticate di mettere mi piace e di cliccare sulla campanella per non perdere i prossimi. A presto!